Purtroppo nella giornata di venerdì 11 dicembre sono stati effettuati i tamponi rapidi e a 48 ore di distanza dalla partita, secondo il protocollo della Lega Nazionale Dilettanti. Purtroppo sono risultati positivi al test rapido 4 giocatori e un membro dello staff. I giocatori ovviamente sono stati segnalati all'ASL e in questi giorni faranno il tampone molecolare di conferma. Ovviamente, secondo il protocollo, avendo più di tre giocatori positivi, è stato richiesto il rinvio della gara contro il Molfetta. Attualmente, fortunatamente, possiamo dire che nessuno dei positivi manifesta alcun sintomo. Secondo il protocollo, i contatti stretti saranno tracciati dall'ASL e sottoposti a tampone. Mantenendosi sempre secondo le linee guida, il gruppo squadra che non ha avuto contatti deve effettuare tamponi rapidi ogni 2 giorni fino al periodo della quarantena, che corrisponderebbe ai 10 giorni o ai 14 Certo. giorni. Questo comunque sia è tutto da vedere in seguito al risultato che avremo dei tamponi di questi 4 atleti, perché purtroppo il test rapido non ci può dare un'affidabilità al 100%. Deve essere confermato poi da un test molecolare, come è successo anche il mese scorso con le altre positività. Non abbiamo riscontrato grossi problemi a livello fisico. Certo, c'è sempre da considerare che si tratta di giocatori che sono fermi per 10 giorni.